prepariamo la tavoletta per fare i lavoretti. Ora abbiamo un corpo di salamandra. Aggiungi le zampe e i dettagli al viso. Wow! Taglia i rombi. Disegna gli occhi. Bruni è super carino! Anne ed Elsa stanno mangiando il fast food. Oh, ho mangiato troppo! Anche io ho la pancia piena! Ragazze, c'è ancora del gelato! La scatola della pizza si sta muovendo! Oh, chi c'è? Un fantasma! Anche Bruni è un fan del gelato! Ecco chi ci ha spaventate! Vieni qui, piccolo! Bruni, unisciti a noi! C'è abbastanza gelato per tutti! Fai una ciotola di frutta! Questo fiocco di neve servirà da supporto! Fai delle gocciolature con la colla a caldo! Uno stampo di ghiaccio! Frutta per tutti! Per tutti i gusti! Oh, mi sono spaventato! Ho fame! Quanta frutta! Banane! Banane! Olaf, che succede? Elsa, stai bene? Oh, scusa! Cosa ho fatto? Quanti colori! Arancione, abbiamo bisogno di te! Ritaglia la striscia. Quanti dettagli! Accorcia gli spiedini. Fissali ai lati. Ora abbiamo delle comode barelle. Scegliamo l'argilla leggera. Nera. Delle comode maniglie. Aggiungi le cinghie. Gambe stabili ai lati. Sorella, come posso aiutarti? Oh, è colpa mia! Ha una commozione cerebrale! Dobbiamo bendarle la testa! Ops! Chiamate un'ambulanza! Certo, tesoro, il dottore sta arrivando! Chi ha bisogno di aiuto? Oh, non hai un bell'aspetto! Non preoccuparti, ti cureremo! Hey. Lei ha bisogno di aiuto! Non io! Oh, ti aiuterò ad alzarti. Attenta, andiamo in ospedale. Elsa, perdonaci. Puliremo tutto prima del tuo ritorno. Trasforma mezzo uovo in una padella. Fai un buco. Il sedile è pronto. Decoralo con fiocchi di neve e granelli. Elsa in ospedale! Elsa, ti ho portato una padella. Thank you. Ops, pensava davvero che fosse una lettiera. Elsa, come ti senti? Oh, molto meglio. I fiori ti tireranno su di morale. Dove li posso mettere? No. Oh, perfetto! Mi sento molto meglio ora. Il tuo vaso. Oh, la padella non è per i fiori! Scusa! Cosa c'è nell'astuccio? Un tempera matite! Puliscilo! Passa lo scovolino. Ce ne serve uno blu. Infilalo nella cannuccia. Collegalo. Scegli l'argilla leggera. Rosa pallido. Aggiungi ruote e pulsanti. Questo pezzo Lego servirà da ventilazione. Un puliscilingua in plastica. Fai attenzione. Crea un comodo spazzolone. Setole in posizione. Un potente aspirapolvere ti salverà istantaneamente dallo sporco.
Oh, abbiamo fatto un vero casino. Elsa è caduta perché siamo dei casinisti. Dobbiamo ripulire tutto. Prendo l'aspirapolvere. Aspetta, prima porto fuori tutta la spazzatura. Wow, quanti sacchi! Aspirapolvere e mettiti al lavoro. Fifone! Ce l'ho fatta! Oh, sei giusto in tempo. Questo aspirapolvere non funziona. Come possiamo ripulire? Diamo un'occhiata. Il contenitore deve essersi intasato. Dobbiamo pulire la casa più spesso. Distruggiamo la struttura Lego. Avremo bisogno di questo. Crea un misuratore di pressione sanguigna. Dividilo. Collega i pezzi. Facciamo un polsino con bottone. La pompetta va dall'altra parte. Misurare la pressione sanguigna è molto semplice. Come ti senti? Oh, bene, grazie. Misuriamo la pressione. Respira con calma e non preoccuparti. Fin qui tutto bene. Stan, il primario ti sta chiamando. Oh, giusto, l'avevo dimenticato. Non preoccuparti, continuo io. Oh, che pressione alta per una giovane donna. Così va tutto bene. Oh, giusto. Adesso stai molto meglio. Riposati. Grazie. Prepara i dettagli olografici. Prepara il trasportino. Wow! Ho portato della plastica trasparente. Grazie, amico. Aggiungi una cornice. Fogli di gomma piuma. Il nostro trasportino termico è quasi pronto. Coperchio con finestra. Delle comode cinghie. Wow, che design perfetto per Bruni! Questo trasportino mantiene la giusta temperatura. Abbiamo ripulito tutto. Andiamo a trovare Elsa. Oh, poverino, anche a lui manca Elsa. Portiamolo con noi. Va bene, ho una borsa. Oh, è piccola. Forse una scatola? Pessima idea. Lo so, Elsa aveva un trasportino termico. Wow. Qui, piccolo. Andiamo. Quanti barattoli. Fai il pieno di vitamine. Gli omega 3 sono un micronutriente molto utile. La stampa è pronta. Crea una scatola. Le vitamine essenziali accelereranno il recupero. Taglia la cannuccia. Questa parte sarà un dispenser. Una pomata. Questo kit aiuterà Elsa a riprendersi più velocemente. Elsa, siamo venuti a trovarti. C'è anche Bruni con noi. Sì, ciao. Sono felice che siate qui. Guarda cos'ho, un mucchio di vitamine, minerali e pomate. Wow, non ho mai visto così tante medicine prima. Ehi, come stai? Wow. Oh, questa pomata e le vitamine sarebbero un'ottima aggiunta al trattamento. Grazie, amici. Facciamo una lavagna. Una cornice con il nastro glitterato. Una ghirlanda. Ora è retro illuminata. Metti le scansioni della risonanza magnetica sullo sfondo bianco. Installa il pannello. Aggiungi i pulsanti. Grazie alla tecnologia moderna puoi vedere tutto l'interno del corpo. Elsa sta per sottoporsi. Come ti senti? Sto bene. Ciao, la procedura è completamente indolore. Sdraiati e rilassati. Accendo il dispositivo. Fatto! Ora aspettiamo i risultati. Ok. Tesoro, stai bene? Sì, sto bene. Ecco le scansioni. Vediamo. Fantastico! Va tutto bene! Oh no, sta per essere dimessa. Penso che tu possa andare a casa. Thank you. Sorella, sei sana. Tutto ha funzionato. Sì! Una palla. Troppo grande.
Queste sono ciò di cui hai bisogno. Stendi l'argilla leggera. Avvolgi la palla. Trasformiamo questi pezzi colorati in palloncini. Mettili sui bastoncini. Coprili con lo smalto trasparente. Mettili nella lampada UV. Fatto! Prepara uno stand. Grande aggiunta! Decora i palloncini con la scritta "Bentornata a casa". Gli ultimi preparativi. Sembra che sia tutto pronto. Stanno arrivando! Ah, mi nascondo! Wow, chi ha fatto questo? È tutto per me! Quante decorazioni! Qualcuno ha fatto un ottimo lavoro! Sorpresa! Bentornata! Wow, è fantastico! Bella ragazza, ti invito a ballare! Oh, sono così carini! Anna e Olaf iniziano a ballare! Vecchie cuffie! Questo non ci serve! Taglia il cavo! Aggiungi i dettagli! C'è un display sul retro! Questo termometro ci aiuterà a determinare la temperatura senza causare disagio al paziente! La nostra principessa è malata! Poverina, non si sente bene! Elsa inizia a girarsi! Oh my God! Hai la febbre! Dobbiamo misurare la temperatura! Wow, sta andando alle stelle! Come posso farla abbassare? Elsa ha una visione! Wow, sono davvero sulle nuvole! Oh, è bellissimo qui! Oh no, il tempo sta peggiorando! Pioggia d'argento! Non mi scioglierò! Elsa! Chi c'è? Qualcuno mi chiama! Elsa, svegliati! Oh, stavo sognando! Bevi questo, presto funzionerà! Nel frattempo, leggiamo insieme la nostra fiaba preferita! Trasforma il timer da cucina in un defibrillatore. Incollaci sopra ingranaggi e accessori. Fallo sembrare più vecchio. Colora il gancio. Fanne un altro. Colleghiamo i cavi. Gli elettrodi sono pronti. I parametri vitali vengono visualizzati sullo schermo. Proviamo il dispositivo. Emily sta riposando in una stanza d'ospedale. Giro di visite. Come va qui? Oh, il battito cardiaco è sparito. Devo salvare la paziente. Cosa faccio? Devo prendere misure estreme. Defibrillatore, per favore. Carica 200. Libera. Ricarica 300. Libera. Non è un buon modo per svegliare una lady. Oh, pensavo ci avessi lasciati. L'ho fatto un paio di centinaia di anni fa. Aggiungi una cornice al rettangolo di cartone. Ritaglia gli adesivi. Incollali. Decora la cornice con gli strass. Ha la forma di una corona. Controllare la vista è facile e indolore. Aurora ha preso un appuntamento dall'oculista. Dottoressa, puoi controllarmi? Certo, nessun problema. Incredibile, l'ufficio è cambiato. Anche la dottoressa sembra una principessa. Oh, è come una favola. Copri un occhio. Ok. Dimmi cosa vedi. Ah, non ci vedo, è tutto sfocato. Temo che la tua vista sia peggiorata. Non preoccuparti, devi solo prendere delle medicine. Grazie, seguirò il consiglio. Un'altra paziente soddisfatta. Questo coperchio è decorato con i fiori. Copri con il vetro. Un'asta è al centro. Metti l'asse.
riempi i vasetti con la soluzione. Aggiungi i contenitori alla Flebo. Collega i tubi. Wow! Rapunzel ha deciso di andare dalla tricologa. Dottoressa, dove sei? Scusa! Ti ascolto. Ah! Signorina, come stai? Ti sei spaventata? Un po'. Salvami i capelli, per favore. Hanno iniziato a cadere. Non posso perdere la mia magia. È grave. Non preoccuparti. Ti prescriverò una Flebo con una medicina speciale per i capelli. Okay. Adesso puoi riposarti. Ecco fatto. Wow. Ottimo risultato. Wow, sono così setosi. Continua a prendere le tue vitamine e starai bene. Thank you. Svuota la scatola di metallo. Taglia una piccola parte dal filo di plastica. Copri l'interno della scatola con la carta stagnola. C'è un pannello di controllo sullo sportello. Questo sterilizzatore distrugge tutti i batteri e i germi nocivi. La sposa cadavere è andata dalla dentista. Hello. Dottoressa, sono qui per un controllo di routine. Nessun problema, siediti per favore. Okay. Vediamo. Quando la dottoressa si volta, un verme scivola giù dalla spalla della paziente. Wow, adoro entrare negli armadietti! Esame completato. Un attimo, sterilizzo i miei strumenti. Ah, che cos'è? Questo posto dovrebbe essere sterile! Scusa, è colpa mia. Ce ne andiamo. Goodbye. È stato imbarazzante. Ritaglia 4 pezzi dal feltro. Cuci. Aggiungi le perline per l'allacciatura. Infila la corda. Arriccia il nastro di raso. Questo adorabile corsetto ortopedico non rovinerà il look della principessa. Un altro giorno d'ospedale. Ciao, come posso aiutarti oggi? Dottoressa, mi fa molto male la schiena. Diamo un'occhiata. Oh! Capisco, hai bisogno di un corsetto posturale. Oh no, è orribile! Penso di sapere come aiutarti. Provalo, è una collezione limitata. Wow! Fantastico, sembra una principessa. Stringiamolo. Wow, la mia schiena non mi dà più fastidio. Grazie, dottoressa. Stammi bene. Questa perla tornerà utile. Aggiungi delle strisce di colla a caldo. Crea un comodo pennellino. Questo smalto non è solo decorativo, ma anche curativo. Mano è andata dalla dottoressa. Chi c'è? Sono qui! Sistemami le unghie! Oh, le tue unghie hanno bisogno di aiuto! Cominciamo con la ricerca. Prenderò dei campioni e analizzerò tutto. Capisco, hai funghi. Ti metto uno smalto curativo. Ti sentirai come se non li avessi mai avuti. Wow, sento già l'effetto. Grazie, dottoressa. Ci trucchiamo? No. Taglia la vecchia spugnetta. Incollaci la gomma piuma. Questo collare è perfetto per i problemi al collo. La dottoressa si sta godendo la pausa pranzo. Ma uno zombie ha bisogno di lei. Dottoressa, sono nei guai. Siediti, prego. Cosa c'è che non va? Mi fa male la testa e la mia percezione della profondità è tutta incasinata. Vediamo. Aha. È la cervicale. Indossa questo collare e ti sentirai meglio. Wow. Incredibile! Mi sento di nuovo bene! Mi hai guarito! Questo è il mio lavoro! Stammi bene! Thank you! Fascette luminose! Crea un casco luminoso! Ci sono tanti fili colorati che sporgono! Usa un supporto per telefono!
Collega i cavi. Prepara una sedia per il paziente. L'elettroencefalogramma ci aiuterà a tenere traccia di eventuali cambiamenti nel cervello. La dottoressa sta aspettando i nuovi pazienti. Hello. Dottoressa, aiuto! Non mi sento bene! Descrivi i tuoi sintomi in modo più dettagliato. Sono sempre super assonnata. Ehi, stai bene? Svegliati, signorina! Ops, mi dispiace. Vedi, sono così tutto il giorno. Suggerisco di fare un esame del cervello. Ok. Devi essere il più rilassata possibile. Beh, è facile. L'esame è finito. Puoi svegliarti adesso. I risultati sono normali. Il mio consiglio è semplicemente di consumare più caffeina. Oh, questa soluzione è perfetta! Wow, sono piena di energia! Grazie! Devo comprarmi una macchinetta da caffè! I troll della foresta hanno svegliato l'anziano del clan. Fai un troll con l'argilla da modellare. Fissa gli occhi. Dipingi. Aggiungi delle perline d'ambra. Crea un vestito di feltro. Il muschio cresce ovunque. Decora con delle graziose perline. Hai il fuoco nelle mani. I troll sono delle creature gentili della foresta. Nel bosco va tutto bene, come al solito. Ma fa freddo. Devo scaldarmi. Accendo un fuoco. Ecco un comodo sasso. Oh, è troppo veloce. Ciao, Anna. Sono un troll della foresta. Cosa fai qui? Volevo scaldarmi davanti al fuoco. Fa freddo qui. So come aiutarti. Prendi il potere del fuoco come mio dono. Non avrai più freddo adesso. Cosa sta succedendo? Il potere del fuoco ha cambiato Anna. Crea la base per il suo vestito con il tessuto atletico. Crea un nuovo outfit con il tulle scintillante. I fiori infuocati iniziano a danzare. I petali sono come fiamme. I miei capelli sono cambiati. I suoi accessori corrispondono al suo stile. Posso controllare il fuoco. Devo solo abituarmi ai miei nuovi poteri. Vuoi farcela? Grazie, simpatici troll. Ora devo andare al castello. Sven, torniamo a casa. Fa freddo nel castello di mia sorella, come sempre. Chissà se i miei poteri funzioneranno in questo freddo regno. Meglio non toccare questa scultura ghiacciata. Ma proverò ad accendere le candele. Funzionerà? Sì, le candele si sono accese! E cos'altro posso fare? Proverò a concentrarmi. Wow! Una gelida stanza si è trasformata in un resort tropicale. Trasforma un giocattolo rotolo in un cavallo magico. Rimuovi la vecchia pittura. Crea una coda con l'argilla leggera. Copri con la pittura acrilica. Lavora sui dettagli. Snap! Abbiamo fatto una criniera. Applica i glitter. Dipingi una vecchia imbragatura. I colori sono perfetti. Il drago cavallo infuocato è pronto per il volo. Adoro passare il tempo nella foresta. Ma che cos'era? Un mostro? Chi è? Non ho paura. Un'ala infuocata? Degli zoccoli scintillanti? Chi sei? Sono un Pegaso di fuoco! Sono stato evocato dal potere che ha dentro di te! Sono felice di conoscerti! Possiamo essere amici? Certo! Mi dai un passaggio al castello? Tieniti forte, principessa! Scegli i pezzi per fare una corona. Olaf! Attacca gli strass alla base di metallo.
L'anello è della giusta misura. Collega i pezzi. Aggiungi un fiocco di neve olografico. Fai pezzi di ghiaccio. Fissali alla corona. Presto Elsa diventerà regina. Il giorno è arrivato. Ha inizio l'incoronazione. Sono così felice di vedere tutti. Ma dov'è mia sorella Anna? Principessa, non possiamo rimandare la cerimonia. È ora di iniziare. Ok, iniziamo. Incoroniamo Elsa. Date il benvenuto alla regina del regno del ghiaccio. Scusa Elsa, siamo in ritardo. Kristoff, Anna non è con te. Pensavo fosse già qui. Ma dov'è? Ciao! Anna, sei tu? Congratulazioni per l'incoronazione, Elsa. Anna è davvero cambiata, vero Sven? Che bella corona. Ops, l'ho sciolta per sbaglio. Hai ricevuto dei poteri magici. Sì, ma non riesco ancora a controllarli, mi dispiace. Non ti preoccupare, la cosa importante è che siamo insieme. Prendi i pezzi Lego. Wow, ce ne sono tantissimi! Dobbiamo metterli insieme. Incolla un'immagine stampata con uno schermo. Ecco il grafico della temperatura. Aggiungi le semiperline. La termocamera consentirà di vedere i cambiamenti di temperatura. Che bello stare in silenzio e leggere riviste! Il mio oroscopo del prossimo mese! Interessante! Vuoi giocare ai giochi da tavolo? No, Olaf, non adesso. Anna, per favore, giochiamo! Non giochiamo da tanto tempo! Giochiamo a nascondino! Ok! Tu ti nascondi e io conto! Conosco tutti gli angoli del castello! Non mi troverà mai! Anna, dove sei? Dov'è andata? Oh, esatto! Ho una termocamera! Mi mostrerà dov'è la calda principessa! Qui non c'è e nemmeno lì! Eccola! Ti ho trovata! Ma come? Molto semplice! Ho usato una termocamera! Wow, è fantastica! Cerchiamo in giro per la stanza! Wow! È davvero interessante! Sono apparsi dei pompon. Copri la parete. Modella il pannello laterale in polistirolo. Attacca una torcia al LED. Fai le aperture. Aggiungi la plastica colorata alla porta. Metti tutto insieme. Il pannello di controllo è al suo posto. Chi ha fame? Ah, cosa mangio? Ho proprio fame. Ma qui non c'è niente di buono. Oh, gli spaghetti! Devo scaldarli. Il microonde tornerà utile. Lo accendo. Ops! Qualcosa è andato storto. Ho rovinato tutto. Olaf, sei qui? Anch'io ho fame. Elsa, non potrai scaldare il tuo hamburger. Ho rotto il microonde. Oh, non puoi mettere una forchetta nel microonde. Non lo sapevo. Cos'è questo casino? Anna, ho rotto il microonde! Ah, non potremo scaldare il cibo! In questo posso aiutarvi! Attivo la magia! Hamburger caldo servito! Grazie, Anna! Buon appetito! Metti insieme dei quadrati di polistirolo! Che dispositivo interessante! Incolla i dettagli! Aggiungi una mezza perla. C'è una sfera trasparente in cima. Metti l'immagine delle sorelle nel mezzo. Decora con la gomma piuma. È cambiato tutto nel castello da quando Anna ha ricevuto i poteri. Fa molto più caldo, ma non possiamo lamentarci. Oh, esatto! E se vuoi qualcosa di più freddo, possiamo usare la macchina del ghiaccio.
L'ha fatta Elsa per noi! Festa tropicale! Kristoff, Olaf, non credete che faccia un po' troppo caldo qui? Forse un cocktail freddo ti aiuterà! Ah, non ne sono sicura! Mi sono venute le vertigini dal troppo caldo! Elsa, cosa c'è che non va? È svenuta! Elsa, svegliati! Ha bisogno di freddo! Presto, fai un impacco di ghiaccio! Grazie, Olaf! Oh, fa molto caldo! Gelati e bibite ghiacciate ti rinfrescheranno! Grazie, amici! Non dovrei allontanarmi dalla macchina del ghiaccio! Fa sempre più caldo! Come faccio ad abbassare la temperatura? Spero che un ventilatore super potente possa aiutare! Oh, non funziona! Troll della foresta, per favore, venite! Ci hai chiamato? Grazie per la magia del fuoco, ma per me è troppo calda! Per favore, riporta tutto alla normalità! Tutto quello che vuoi, principessa! Mi riprendo la magia! E sono felice che tu abbia capito quanto è prezioso essere se stessi!